Tutto sommato abbastanza bene, perché forse non ci aspettavamo anche dei clienti che appunto sono arrivati inaspettatamente. Adesso il problema, tra virgolette, è la conferma di quanto è stato fatto durante questa edizione, ma tutto sommato siamo positivamente contenti. Si respira aria di ottimismo passeggiando tra gli stand di Gold Italy nel giorno di chiusura di questa edizione 2019. Rispetto alle aspettative che avevamo, diciamo che è stato migliore del previsto. Le delegazioni invitate hanno fatto la loro presenza, hanno fatto selezioni per magari la prossima stagione. Protagoniste della manifestazione sono state circa 200 aziende orafe provenienti dai principali distretti nazionali di Arezzo, Vicenza, Valenza, Torre del Greco e Milano, ma anche altrettanti buyers arrivati dagli Stati Uniti, dal Medio Oriente, dal sud-est asiatico e dall'est Europa. Abbiamo fatto anche qualche cliente nuovo, che è la cosa fondamentale insomma per le fiere, e quindi un risultato l'abbiamo portato a casa. Quali mercati sono i favoriti? Per noi attualmente i mercati di Dubai, anche l'America, ci abbiamo lavorato abbastanza, sono un po' calmi, però insomma un pochino ci abbiamo lavorato lo stesso. Tutto il distretto lavora ovviamente principalmente sul mercato nazionale come in qualche modo leader di alcune tipologie di prodotto, però sono strategici, ormai sono diventati quasi necessari, indispensabili i mercati dei grandi consumi, quindi i mercati della fascia medio orientale, americana, dell'estremo oriente, che hanno anche questa volta arricchito le trattative dell'ambito fieristico. Quasi 700 gli appuntamenti di business in questi giorni programmati grazie alla piattaforma digitale messa a disposizione da IEG per moltiplicare così le opportunità d'affari. È un business matching, quindi ci sono proprio operatori mirati. Abbiamo avuto presenze molto specifiche, sia per quanto riguarda oro e argento e per l'area del cash and carry.